Il Bar Crystal corre per scavalcare la Golbet ed andarsi a giocare i playoff. Lo Steaua invece per accorciare sul Cottini e ridurre il distacco che permetterebbe ai rossoblù di giocarsi il playout di fine stagione. Amici di Faner, buonasera dal Circolo Sportivo Empire. Si affrontano nella terz'ultima giornata della regular season Bar Crystal e Steaua 2005. Di Eramo. Mentre lo Steaua parte subito da destra con il primo tiro verso lo specchio della porta, la sfera rimane là. Sono i padroni di casa a portarsi in avanti dopo appena 20 secondi. 1-0 è cambiato il risultato subito all'Empire. Distanza ravvicinata, e quindi 1-0 all'Empire. Prova il Bar Crystal che risponde colpendo il legno. Partita che parte subito in maniera vivace, 1-0 e un palo colpito dai gialloneri. Staibano Gomme penultima in classifica, mentre il Bar Crystal trova però immediatamente il gol del pari al secondo minuto di gioco. Partita di nuovo in perfetto equilibrio qui all'Empire. Ci pensa il ragazzo con la maglia numero 2, Daniele Zangheri, a rimettere la partita sui giusti binari. Il gol del pareggio pochi minuti fa per andare addirittura in vantaggio con Pacifico, che se la porta sul sinistro, calcia, la palla resta lì e arriva il tap-in vincente, rimonta nell'arco di 5 minuti del Bar Crystal, 2-1 all'Empire. Unico gol dello Steaua, il risultato è sul 2-1 Bar Crystal. Tilinka e Dumitru sulla sfera, va Tilinka con il sinistro fortissimo. Non si piegano però i guanti di Jacobelli, risultato che resta quindi invariato. Mentre la sua sinistra poi taglia verso la porta, il pallone è di ritorno proprio verso il numero 5, il salvataggio provvidenziale qui da parte di Gianmarco Pomarico, chiude in calcio d'angolo, spinge lo Steaua, pallone che gli è scivolato, mentre qui Tilinka recupera un altro pallone con il suo sinistro, la mette dove non può di certo arrivare Jacobelli, è 2-2, risponde lo Steaua al quindicesimo del primo tempo. Uno sguardo al centro, Zangheri si coordina la semirovesciata, la mezza girata del numero 2, secondo legno colpito dal Bar Crystal. Protezione del pallone Ionescu, sfera che però arriva alla sinistra per Pomarico, che quando vuole fa quello che vuole. Qui con il sinistro calcia alto però. Giocatori che basano il loro gioco sulla velocità di esprimersi, essendo il campo più largo della Lega. Qui il Bar Crystal fa tutto bene, il pallone arriva dentro e arriva anche la rete del 3-2, ancora il sorpasso del Bar Crystal. Pacifico, doppio passo, bellissima l'apertura sulla destra, c'è lo spazio per andare al centro, arriva il tap-in vincente, è il 4-2 per il Bar Crystal che apre il secondo tempo come aveva chiuso il primo, mette due reti tra sé e gli avversari. Tilinka che capisce tutto, ancora Tilinka, lancia il compagno che va con il destro, sciupa tutto Rotario, che non riesce ad insaccare alle spalle Jacobelli, si resta sul 4-2. Allora Zangheri fa scorrere il pallone, può andare con il destro Zangheri che prova a chiudere, ad incrociare, destro velenosissimo che termina largo, non c'è deviazione. Controllare il pallone con entrambe le braccia. Qui si scontrano due ragazzi del Bar Crystal con la punta del piede. Prova Ionescu, ma è bravissima ad uscire e a chiudere lo specchio. Jacobelli, calcio d'angolo per lo Steaua che ha già battuto il pallone. Figo con il destro colpisce il palo dopo essersene andato con un bellissimo pallonetto all'avversario. Dall'altra parte lo Steaua prova a riaprire il match, ma lo fa troppo lento. Ha messo dentro in qualche modo Maftei, si ritrova il pallone tra le braccia, triplice fischio del direttore di gara, il Bar Crystal vince, supera la Golbet e si aggiudica la sesta posizione. Lo Steaua invece rimane in fondo alla classifica a 6 punti dal Cottini Staibano Gomme.